comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Troverò i miei amici perché vieni anche tu a Little Special. Vieni con noi che puoi restare se vuoi. Ciò che di speciale abbiamo noi qui, lo viviamo. Vieni anche tu a Little Special. Little Special. Qui? Sei cordialmente convocata per risolvere un mistero. Simon Paggerson e sua figlia Penelope sono lieti di invitarti a sfidare in arguzia. E i tuoi amici cuccioli. Coraggio, partecipa anche tu alla grande festa in maschera con mistero e porta la tua curiosità. Mi hanno parlato di queste feste. Si ricevono degli indizi e addirittura un costume da indossare. Chissà che tipo di costume indosserò. Tu da cosa vorresti travestirti? Da gatta sdraiata sul divano. Ormai ho chiuso con la curiosità. Quando ero piccola la curiosità mi ha portato un sacco di guai. La pattumiera era piena di bucce di carota e gusci d'uovo puzzolenti. Ecco perché non mi lascio più sopraffare dalla curiosità. Non mi fa bene. Oh, avanti, Jade! È solamente una festa! Non fare la solita antipatica guastafeste che guasta tutte le feste! Oh, beh, se me lo chiedi con tanta gentilezza, d'accordo. Se risolverò il caso in fretta, riuscirò a tenere a bada la mia curiosità e ad andarmene prima che capiti il peggio. Spero tanto di non dovermene pentire. Ecco, sono già pentita. Ehi, hey, vuoi stringermi la zampa? Come vedi, sono un polpo, quindi ne ho addirittura 8. Cuccioli di Pawtucket, benvenuti alla festa in maschera con mistero. Alla mia piccola Penelope piaceva l'idea di giocare a travestirsi, così ho radunato un gruppo di amici che giocassero con lei. E dunque eccoci qua. Chi non lo avesse ancora fatto, si rechi al carrello dei costumi. Ora sono ancora più pentita. No, questo no. Nah, non è il mio genere. Eccolo! Io mi travestirò da drago. Credo che sarà divertente fare paura e dare ordini a tutti con il mio vocione. Ehi, sono un drago! Fate quello che dico! State attenti! Sì, amico. Mi travesto da... Io diventerò un ghepardo velocissimo con un passato misterioso. Io sarò un unicorno magico. Per tutti i quadrifogli devo nascondere la mia pentola d'oro. Quella frase non è da unicorno, credo che sia da leprecauno. Io mi travestirò da elefante. Gli elefanti sono gentili, disponibili ed estremamente altruisti. Una grande sfida per un'attrice. Io farò il pesce rosso, i pesci nuotano e fanno bloop. Ce la posso fare. Bloop. Rimane solo il costume da pollo. Che cosa me ne faccio? Cuccioli di Pawtucket. Qualcuno all'interno di questo edificio è un ladro. Oh! Chi può essere? Non siete curiosi? Sì. La mia preziosissima ciotola dell'acqua con diamanti è stata rubata dalla mia sontuosa dimora. Abbiamo motivo di ritenere che sia nascosta nel Littlest Pet Shop. Curioso, no? Ci sono prove e foto della scena del crimine che potete studiare. Qualcuno di voi saprà risolvere il caso? Non vedo l'ora di scoprirlo. Beh, forse potrei decidere di trattenermi ancora un po'. Dunque, queste sono foto della cucina di Simon, giusto? Per terra ci sono delle impronte. Chissà dove conducono. Da buon ghepardo, il mammifero più veloce, potrei correre a vedere se portano al soggiorno. Ma correre mi riporta alla mente brutti ricordi, come quella volta nel palazzo delle scimmie. Le impronte sembrano partire da questo sacchetto di farina. Ma chi mai camminerebbe nella farina? Oh, devo risolvere questo caso. Esaminerò le altre prove. Ti serve una zampa per alzarti? E come vedi, sono un polpo, quindi ne ho addirittura 8. Sai quelle battute che più le ripeti più fanno ridere? Non è questo il caso.
Che cosa abbiamo qui? Una ricevuta di Falco Servizio Consegne. Oh, scommetto che è un indizio. Terrò i documenti importanti tra i miei aculei. Guarda il diario di Simon. Pensa un po', i ragazzi di oggi. Trip, cos'è quel libro? Questo è il diario di Simon. Pare che quella piccola peste di Penelope giochi spesso con le cose di papà senza permesso e lui non sa più cosa fare. Oh! Dovrebbe assumermi come babysitter di Penelope. Potrei riportarla sulla retta via. Non sei d'accordo, Jade? Eh? Presto, la chiave del tuo studio, che cosa apre? Apre l'armadio in cui tenevo la mia ciotola coi diamanti. Ottimo. Ehi, che bel cappello. Di cosa hai fatto? È di lana. Ah, chissà se è di pecora nera o se è stato tinto. Beh, adesso devo tornare al mistero. Che cosa stai bevendo? È un frappè? A che gusto è? Ehi, qual è il tuo colore preferito? È il rosso, il blu o forse il giallo? Dove sei nato? Hai fratelli, sorelle? Vivi ancora lì o da un'altra parte? Da dove viene questo divano? Vediamo cosa c'è qui sotto! Jade, cara, sei tu? Eddie, ci risiamo! La mia curiosità mi sta dominando! E la curiosità non fa male al gatto, non fa venire mal di denti al gatto! La curiosità uccide il gatto! C'è forse qualcosa che io, da buon elefante amorevole e premuroso, possa fare per te? Oh, devo riuscire a risolvere il mistero. Se ce la farò, potrò tenere a bada la mia curiosità. Altrimenti, sono spacciata! Che idea! Magari io potrei concederti 3 desideri per fare in modo che la tua curiosità svanisca. Sapete tutti che gli unicorni portano fortuna, vero? Ora mi domando anche se Roxy stia impazzendo. E questa non mi è d'aiuto! Senti, giovanotto, se proprio vuoi mangiarti le prove, almeno vedi di masticarle bene. Tieni, puoi usare questa ricevuta di Falco Servizio Consegne come tovagliolo. C'era una ricevuta di Falco Servizio Consegne nel diario? Oh, allora ho risolto il mistero! Devo comunicarlo a Simon prima che indovini qualcun altro! Simon! Oh. Simon! Oh, so chi è stata! Scusa, da buon ghepardo, il mammifero più veloce. Di solito riesco a evitare gli scontri, tranne quelli con splendide pantere che poi si rivelano essere spie del re delle scimmie. Ma non posso parlarne. Dove hai preso quel collare? Di cosa hai fatto? Ehi, delle luci! Perché lampeggiano? Jade, ha davvero bisogno di risolvere questo caso o la sua curiosità finirà col divorarla. Smetterebbe di essere la Jade indifferente che lei ama tanto essere. D'altra parte, però, io adoro stare sotto le luci dei riflettori. Oh, quanto è difficile! Elefante, ho sentito che hai risolto il mistero. Oh? Ah, sì. La ciotola dell'acqua coi diamanti è stata rubata da... dal falco delle consegne! La tua risposta è... sbagliata! Oh! È molto deludente. Sei fuori dal gioco? Sì, papà! Anch'io sono rimasta molto delusa dall'elefante volante! Un attimo! C'entra anche il falco delle consegne! Allora so la risposta! La ciotola dell'acqua non è stata rubata! Il diario dice che Penelope gioca con le cose del padre senza permesso. Oh! Lei aveva le chiavi dell'armadio, stava giocando con la ciotola e l'ha rotta. L'ha mandata a riparare, ma nel tragitto il falco l'ha persa per sbaglio in un posto in cui appariva invisibile. E cioè la boccia di vetro di Mr. Yacht. La tua risposta è... esatta! Ta-da! Infatti è sempre stata qui. Per fortuna le mie vivaci espressioni facciali non hanno destato sospetti. Bene, la gatta pesce rosso non mi ha deluso. Tanto meglio per lei. Papà, la prossima volta non invitiamo il pappagallo elefante. Eddie, tu avevi la risposta giusta, vero? Ma hai dato quella sbagliata per permettermi di risolvere il caso. Beh,
Beh, nessuno vorrebbe una Jade che ficca continuamente il naso dappertutto. Tutti noi amiamo la Jade, a cui non importa niente di nessuno e adora schiacciare pisolini. Grazie. Essere stato un drago mi ha segnato a fondo. Da ora in avanti non sarò più un fifone, mi farò valere, statene certi. Ehi, Quincy, boh. Tranquillo, tranquillo, è tutto finito. Con lui è troppo facile. Ehi, dagli una zampa a tirarsi su. Sei un polpo, no? Ne hai addirittura 8. Beh, detto la terza volta, la battuta è più divertente.